Bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio fare il latte d'avena. Comprarlo è un po' caro. Voglio farlo da sola. Prendiamo 200 grammi di fiocchi d'avena. Aggiungiamo 1,5 litri di acqua. Quindi 200 grammi di fiocchi d'avena, 1,5 litri d'acqua. Mescoliamo un pochino per 2 minuti circa, poi copriamo e lo lasciamo riposare 4 ore e mezzo, 5 ore. Temperatura ambiente. Riprendiamo la nostra avena in ammollo. La potete passare nell'estrattore, così rimane la parte solida da una parte e il latte dall'altra. Altrimenti potete frullarla nel frullatore leggermente, però non troppo, una frullatina, e poi lo passiamo in un colino. Questo io lo passo direttamente perché erano dei fiocchi molto piccolini. Io lo filtrerò direttamente dentro il frullatore perché poi andrò a dolcificare con un cucchiaio di miele. Schiacciamo col cucchiaio in modo da filtrare bene tutto. Allora, con la parte solida dell'avena, questa che rimane filtrata, non la buttiamo via naturalmente, ci facciamo dei biscottini. Oppure lo mangiamo a colazione con un po' di frutta fresca, con dello yogurt, con della marmellata o della cioccolata. Adesso metterò un cucchiaio di miele e lo frullerò. Eccolo qua il nostro latte vegetale fatto in casa. Semplicissimo, no? Adesso io lo vado a mettere in una bottiglia di vetro e lo conserverò in frigorifero per alcuni giorni.